Buonasera a tutti, sono Marco Brunella Landelli e ho il piacere di occuparmi dell'ufficio formazione per il gruppo editoriale. Allora, magari già mi conoscete perché avete avuto modo di partecipare al webinar, l'ultimo webinar per la scuola dell'infanzia con la nostra Marta Bartolucci che ha avuto tantissimo successo. Si parlava di Mirtillo, un gatto nero per il tratto grafico e vi ringrazio per i tanti complimenti che sono arrivati, che ovviamente sono tutti per Marta per la pubblicazione. Allora, due cose su questo webinar, ma vale anche per chi non ha partecipato all'ultima diretta. Puntualmente l'attestato viene inviato via email entro 36 ore dalla fine del webinar. Ora, siamo a venerdì, quindi fino a lunedì non verrà inviato l'attestato. Qualora entro mercoledì della settimana prossima non l'abbiate ancora ricevuto, scrivete a info@raffaelloformazione.it. Poi mi prendo un attimino la condivisione dello schermo perché vi voglio far vedere questo. Allora, questo è il sito Raffaello Formazione, che è un po' il nostro contenitore. Voi avete due contenitori che dovete utilizzare. Uno è il sito Raffaello Scuola. Su Raffaello Scuola cliccate Scuola dell'Infanzia e ne avete veramente di tutti i colori. Quindi andatevi. Sul sito Raffaello Formazione ve lo faccio vedere perché in home page, qui in archivio, cliccate archivio. E troverete tutte le dirette trasmesse dal 2016 ad oggi, ok? Quindi voi scorrete la pagina, scrollate la pagina, anzi, come dicono quelli fichi, no? Ok? E trovate tutto quello già trasmesso. Qui, per esempio, abbiamo il webinar. Se l'avete perso, vi riguarderete il webinar con Marta. Magari vi prendete un appunto, lo consigliate ai amici, scaricate le slide. Ecco, quindi anche il webinar di questa sera verrà poi archiviato in questo spazio. Sul sito Raffaello Formazione, ovviamente, troverete in basso, adesso qui, eccolo, troverete in basso in home page, iscriviti alla mailing list. Perché ve lo dico? Perché stiamo organizzando talmente tanti progetti specifici anche per la scuola dell'infanzia, un corso su Sofia con Mauro e Chiara a firma di Betta Giordani. Ecco, partirà a breve. Abbiamo tant'altri webinar, quindi iscrivendovi alla mailing list sapete che riceverete puntualmente, senza spam, tutte le nostre informazioni. Ok, allora, di cosa parleremo oggi? Io, come sempre, cerco di aiutarmi, perché in realtà io non sono un docente, sono un commerciale e per definizione una persona orribile. Allora, partiamo da qua, da storie filastrocche, che è un'altra uscita, francamente io l'adoro, lo dico davvero, è bellissima. Su storie filastrocche, aprendo, vi leggo solo pochissime parole, anzi, dovete avere gli occhialini, apposta leggo poco. Allora, storie filastrocche è un progetto a carattere emotivo, cognitivo, linguistico e culturale. Attraverso l'ascolto e la lettura, si prefigge di arricchire il vissuto dei bambini e il loro linguaggio, di aiutarli a raggiungere spazi di immaginazione, guidarli con il pensiero verso l'ignoto, superando dubbi, paure e incertezze, meravigliandosi davanti alle possibilità infinite della fantasia. E di questo parleremo, delle possibilità infinite della fantasia, del valore pedagogico che comunque sia c'è dietro a tutto questo progetto, e poi daremo dei consigli su come leggerle queste filastrocche, come utilizzare la voce come uno strumento didattico vero e proprio. Marta Bartolucci, tu che sei casa editrice amica, mi aiuti a spiegare cosa facciamo oggi? Allora, buonasera a tutti. Sì, Marco ha già introdotto il discorso. Io parlerò di come e quanto sia importante la lettura per i bambini, con i bambini soprattutto. Perché questo? Perché noi leggiamo insieme a loro. Mi intervallerò, ve lo dico fin dall'inizio, con David Conati che leggerà alcune parti del libro. Come Davi Conati, noi amo i disaccordioni. Questa è la realtà. Un'altra volta Davi Conati, autore, scrittore, cantastorie. Una volta che volevo Elisa. Abbiamo Davi. Viva gli uomini a sto punto, visto che tanto la maggior parte degli insegnanti sono donne, quindi ecco. E praticamente ci alterniamo e lui leggerà, riprendendo ovviamente dei tratti del testo, soprattutto per mostrare come effettivamente viene fatta una lettura teatrale, una lettura che coinvolga il bambino, perché
fondamentale quando noi leggiamo con i bambini è perché ci deve essere un coinvolgimento. Quindi adesso io ovviamente ho preparato le slide, le condivido e affrontiamo proprio Vediamo l'importanza un di... attimo se c'è anche Davide o Elisa. Davide, ci sei? Aspetto allora. Devo comparire o basta che mi si senta la voce? No, dai, siamo abbastanza forti, fatti vedere. Buonasera a tutti. Ciao. Io sostituisco sempre fisicamente in modo indegno Elisa, che chiaramente si presenta meglio, però essendo anche docente teatrale, magari posso dare il mio contributo. La salutiamo Lisa, ringraziala da parte nostra Purtroppo e avremo modo. oggi capita, sono, Ma cioè, comunque sia, se è sono capitato, comunque è colpa tua, questo sia chiaro. ovviamente, Ovviamente. me ne Saluto assumo la Sara responsabilità. e dille che avremo modo di fare qualcosa insieme perché adoriamo il suo modo di presentare la lettura e di dare consigli. Bene, Sì, io e te, Davide, ce ne andiamo. Tu va ritornerai in bene, video quando Marta ti chiamerà. Io, se sono qua. avremo tempo, leggerò qualche domanda alla fine. Il webinar finale alle 18:30, l'attestato arriverà e grazie per il tempo che ci state dedicando. Bene, buon lavoro e buon divertimento. Allora, a questo punto torniamo a noi e condivido le slide partendo da un discorso molto semplice, il concetto di leggere con i bambini e di utilizzare le storie nella progettazione. Diventa la storia una base pedagogica da cui partire per progettare su qualsiasi argomento. Allora, una cosa molto interessante, è capire come si sviluppa nel bambino il pensiero narrativo. Il pensiero narrativo ha innanzitutto varie sfaccettature. Brunner diceva che le avventure accadono a chi le sa raccontare, quindi è importante avere la capacità di raccontare per poi raccontarsi e per vivere la propria storia. Quella che noi effettivamente facciamo. Il pensiero narrativo infatti ha un aspetto storico dove noi dobbiamo conoscere e mettere insieme tutte le fonti e le informazioni per poi ovviamente formare il nostro bagaglio culturale. Ha un punto di vista, può essere visto da un punto di vista analogico, cioè siamo capaci di dare un senso agli eventi che sono originati da fenomeni interni. Cosa vuol dire? È quello che cioè succede quando noi arriviamo ad avere una logica. Faccio questo, accadrà quest'altro. Addirittura c'è proprio da un punto di vista logico la spiegazione immediata che avviene quando io ho un dato evento e ho una risposta immediata che diventa quasi automatismo. Qui ho messo l'esempio, fuori piove, Luca prende l'ombrello. Perché? Perché non è più analogico, ma è logico, cioè è immediato. Quando noi formiamo il pensiero narrativo in maniera strutturandolo, sia in maniera da un punto di vista storico, da un punto di vista analogico, da un punto di vista logico, riusciamo a iniziare ad entrare nel concetto di narrare e quindi di essere in grado anche di costruirla una storia. È vero, voi mi potrete dire, ma dovevamo parlare di lettura, certo, ma attraverso la lettura il pensiero narrativo del bambino si forma, quindi non potevo non parlarvi del pensiero narrativo. Perché? Perché dai 3 ai 6 anni, nel momento in cui cioè il bambino frequenta la scuola dell'infanzia, deve essere in grado non solo di ovviamente saper ascoltare una storia, ma comprenderne tutti i nessi causali. Quindi l'ascolto deve essere un ascolto volto alla comprensione e la comprensione ha tanti aspetti. Abbiamo un aspetto temporale di sequenzialità, abbiamo un aspetto di causa-effetto, fa questo, quindi succederà quest'altra cosa, quindi da un punto di vista logico, come dicevo prima. La comprensione avviene grazie al nostro bagaglio culturale, cioè io conosco determinate cose e quindi riesco a comprendere la storia. E se non ho questo bagaglio culturale, sarà proprio nel periodo da 3 ai 6 anni un compito della scuola dell'infanzia, attraverso la narrazione, di ampliare il bagaglio culturale e lessicale. Faccio un esempio: se in una storia, per esempio, compare un vulcano, potrebbe essere che un bambino di 3 anni dice: che cos'è un vulcano? Allora, a quel punto, ovviamente, noi arricchiamo il suo bagaglio culturale spiegando che cos'è un vulcano.
Dopo poi vi farò vedere perché a volte vado avanti rispetto alle slide, però insomma è importante che noi diamo sempre delle risposte alle domande dei bambini, anche perché così arricchiamo, oltre che ovviamente diciamo facilitiamo la comprensione, ma oltretutto ampliamo il loro lessico, perché se noi non spieghiamo il termine che loro non conoscono, automaticamente non lo immagazzinano e quindi non si ottiene quell'ampliamento di bagaglio culturale. Le proprietà del pensiero narrativo sono tantissime. Innanzitutto, come dicevo prima, si sviluppa dai 3 ai 5-6 anni e è alla base dello sviluppo intellettivo, affettivo, relazionale. Perché? Perché dalla storia si arriva, dalla storia narrata si arriva all'io narrante, quindi io che racconto, io che mi racconto. Quindi questo è molto importante. Si arriva attraverso il pensiero narrativo a comprendere, come dicevo prima, i rapporti di causa-effetto e c'è la capacità di interpretare diversi mondi e diversi eventi e anche diversi ruoli, che vuol dire che ovviamente c'è quello che viene definito il rispecchiamento nei personaggi delle varie storie. E questo è un altro argomento molto ampio. Perché? Perché la rinarrazione, poi vedremo, è importantissima. Il pensiero narrativo, come vi dicevo anche prima, è alla base dell'organizzazione della sequenzialità temporale. Un consiglio, infatti, che ho dato più volte, anche quando ci siamo visti in webinar precedenti, è quello di raccontare brevi storie fin dai 3 anni e di farle proprio ricostruire a livello di sequenzialità temporale. Perché? Perché è importante che il bambino riesca a riordinarle mentalmente. Logicamente, prima di riordinarle mentalmente, potremo utilizzare le immagini. Quindi breve storie, semplicemente utilizzando delle immagini, possono servire per aiutarli a fissare la sequenzialità temporale all'inizio con 3 fasi, 4 all'incirca. Poi possiamo arrivare anche a 5-6 fasi con, diciamo, 4-5 anni d'età. Quindi questa è una cosa molto importante, perché la sequenzialità temporale non solo permette la comprensione, ma ovviamente si ricollega anche a concetti logico-matematici, successivamente la sequenzialità numerica, eccetera. Quindi questo per farvi capire che quando si parla di leggiamo una storia ai bambini, non è semplicemente passare 5 minuti prima del pranzo o passare 5 minuti nel post pranzo, ma è una forma di pedagogia fondamentale, quella della lettura e dell'ascolto, da rivalutare secondo me molto nella scuola dell'infanzia. Allora, mi è piaciuto molto, mi piace molto la frase che Brunner definisce sempre, costruiamo infiniti mondi possibili attraverso il pensiero narrativo. Perché? Perché con la lettura e con la comprensione noi apriamo la testa del bambino a 1000 mondi, lasciamoli proprio anzi andare. Anche l'altro giorno quando parlavo ho sottolineato più volte l'importanza del pensiero divergente, l'importanza della creatività nel bambino che viene rivalutata addirittura fino alla primaria, finalmente fino al discorso della valutazione della primaria. Quindi io ribadisco, attraverso la lettura la creatività si può sviluppare tantissimo. Ho messo però 2 punti fondamentali. Il discorso dello scaffolding, che ovviamente che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente dare una struttura al bambino in cui l'insegnante usa per sorreggere l'apprendimento, no? Io ti do una struttura in modo tale che questa struttura ti serva poi per andare da solo. Ovviamente quella che definisce Vygotsky la zona di sviluppo prossimale sarebbe, no? Quindi diciamo che questo è il punto di partenza, cioè non possiamo lasciare il bambino da solo. Quindi la lettura che noi facciamo al bambino non può essere una mera lettura senza poi avere delle fasi successive, come vedremo dopo. Deve essere strutturata, quindi a livello pedagogico, ma anche a livello di programmazione, il procedimento di lettura di una storia deve essere ben chiaro anche all'insegnante, per essere poi base per un apprendimento. Poi ho messo un altro concetto fondamentale, che è la rinarrazione, cioè la capacità del bambino di prendere ciò che ha ascoltato e di riraccontarlo, arricchendolo con riferimenti alla vita personale. Allora, questa cosa è importantissima
per far uscire fuori l'io narrativo del bambino, ma io direi anche l'io emotivo del bambino. Allora, in questo momento particolare, questo lo sottolineo, i bambini hanno bisogno di comunicare le loro sensazioni, a volte purtroppo anche il loro disagio. Attraverso il rispecchiamento, quello che dicevo prima, su un personaggio che magari incontrano in una storia, può avvenire che il bambino possa, tramite questo personaggio, tramite il rispecchiamento, riuscire a dire qualcosa della sua vita personale, qualcosa che può essere di positivo o qualcosa di negativo. Però comunque c'è una introspezione del bambino, ecco perché lo definisco anche, oltre che io narrativo, anche io emotivo. Quindi un discorso proprio che lascia una porta aperta alle emozioni dei bambini. Oltretutto possono uscire fuori, ed è molto interessante, anche le paure. Leggere un libro in cui, per esempio, una storia in cui il protagonista ha paura, spesso aiuta i bambini ad ammettere le proprie paure. E quindi a dire sì, anch'io ho paura dei ragni, anch'io ho paura del buio, però se il protagonista del libro ovviamente supera la paura, allora ce la posso fare anch'io. E qui scatta il discorso anche della presa di consapevolezza e dell'aiuto che la storia può essere quasi come appiglio, no? A livello proprio emotivo. E ho messo anche la teoria dei sistemi, che secondo me è molto interessante per capire proprio l'importanza dei nodi a livello di crescita del bambino, no? Allora, il bambino è all'interno di un microsistema che Bronfenbrenner, spero di dirlo bene, praticamente mette famiglia, scuola e coetanei, no? Quindi sarebbe nel nostro caso, in questo caso, perché viviamo ovviamente nella bolla dovuta al virus, quindi abbiamo la scuola dell'infanzia, la bolla e la famiglia, quindi abbiamo anche un restringimento del microsistema in questo momento. Cosa succede? Che questi legami sono fondamentali. Poi c'è un mesosistema, un macrosistema, dove ovviamente entrano altre connessioni. In questo particolare momento io l'ho messo perché? Perché il microsistema si è stretto intorno al bambino, tanto che difficilmente il mesosistema entra in connessione, e questo microsistema a volte è molto limitante per il bambino stesso, e attraverso le storie può uscire fuori qualcosa di molto interessante. Perché? Perché ovviamente deve servire al bambino anche per, tra virgolette, poter uscire da questo sistema ristretto in questo momento e magari poter riuscire a viaggiare con la fantasia, lo dico ovviamente tra virgolette, però purtroppo è così. Poi ho messo una foto molto interessante di una ricostruzione del castello di Re Artù, perché questo è proprio un mero esercizio relativo, che magari vi consiglio, un'idea che vi do. Allora, con soprattutto bambini di 5 anni, ma con classi che magari, con sezioni che voi avete, che vedete attivi da un punto di vista dell'ascolto, vi do un consiglio: leggete un libro a puntate, a capitoli. Dice, ma sono piccolini. Allora, provate a farlo con libri ovviamente semplici. Perché? Perché c'è un discorso di ricostruzione a livello mentale di ciò che ha ascoltato il giorno prima, che è importantissimo. E spesso avviene, ovviamente la lettura deve essere fatta, poi vedremo, in un clima costruito a puntino da parte dell'insegnante, c'è anche un'interconnessione nel gruppo. Cosa vuol dire? Vuol dire, allora, ieri abbiamo letto che Re Artù aveva convocato la tavola rotonda perché è Lancillotto, e l'altro dice, sì, poi era successo questo. Interviene un altro bambino e dice, sì, però la spada, allora. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una interconnessione e uno scambio a livello di bagaglio culturale, di memoria, di linguaggio, che avviene in maniera aperta. E oltretutto c'è una sequenzialità temporale e un utilizzo della memoria a breve e a lungo termine molto molto importante. Ovviamente quando il libro viene concluso, non deve essere un libro lungo, può essere diciamo anche un po' accattivante per i bambini, ma anche gratificante per essere arrivati alla fine del libro,
costruire un cartellone, ovviamente fatto in maniera collettiva, dove tutti partecipano e magari essere esposto in un punto in cui i genitori lo possano vedere, dove appunto viene scritto che questo è il lavoro svolto alla fine della lettura cooperativa del libro Realtù o qualsiasi altro libro, semplicemente a capitoli. Quindi questo è un consiglio proprio a livello didattico che vi do. A questo punto faccio il primo intervallo e lascio la parola a Davide per un brano letto in maniera teatrale e poi ricomincio io. Allora, levo la condivisione e passo la parola a Davide. L'amico di Martina. Martina è una bambina molto vivace e la cosa che ama di più è arrampicarsi sugli alberi per poi mettersi a testa in giù dondolandosi su un ramo. Dice che così il mondo è completamente diverso e strano, proprio come lei. Nel giardino c'è un grande albero. È il suo migliore amico. Molte delle sue foglie sono diventate rosso fuoco da quando è arrivato l'autunno. Martina lo osserva e parla con lui. «Come stai, grande albero?» Una voce passa tra i rami e risponde «Bene, Martina, sto bene». Ma ben presto perderò tutte le foglie e mi addormenterò per un po' di tempo. Come? Ti cadranno le foglie? Le foglie suonano al vento e dicono «Noi dobbiamo cadere, portate dal vento, finiremo a terra. Poi, in primavera, rinasceremo». Martina non sta capendo che cosa accadrà al suo amico albero ed è preoccupata. Così torna a casa e decide di trovare una soluzione al problema. Prende un bel barattolo di colla e un pennello. Li mette nello zaino e scende in giardino. Si arrampica sul primo ramo e, seduta a cavalcioni, inizia a spennellarlo di colla. «Che fai, Martina?» domanda l'albero. «Incollo le tue foglie ai rami, così non cadranno e tu non ti addormenterai». Il resto non ve lo voglio svelare. Posso ridare la parola di nuovo a Marta? Ok, eccomi. Faccio spot così o vuoi che legga qualcosa di più? Perfetto, va benissimo. Va benissimo così. A dopo! Allora, riprendiamo dicendo proprio a questo punto i benefici della lettura ad alta voce. Allora, innanzitutto questi valgono, i benefici della lettura ad alta voce dai 3 ai 6 anni, ma in realtà valgono anche dopo. Quindi la prima lettura è l'ascolto, come dicevo prima, perché i nostri bambini non leggono, ma leggono attraverso l'ascolto. Allora, c'è uno sviluppo della comunicazione e del linguaggio, uno sviluppo emotivo, con quello che vi dicevo, io narrativo ed io emotivo, lo sviluppo cognitivo e logico, la capacità di immaginazione, l'attenzione e la concentrazione e lo sviluppo della relazione adulto-bambino, che è molto importante. Aggiungo anche lo sviluppo della relazione bambino-bambino nel momento in cui io metto due bambini a rinarrare la storia. Quindi, che è un altro gioco che vi consiglio, leggete un libro, poi lo fate rinarrare a coppie dai bambini. Quindi, mostrando le immagini, narreranno una pagina ciascuno o una parte ciascuno ai propri compagni.
In questo modo che cosa succede? C'è un'interconnessione ovviamente a livello emotivo, ma anche a livello empatico tra i due bambini che devono riraccontare la storia, e c'è comunque anche un'attenzione nei confronti dell'altro. E da parte degli altri bambini, oltretutto, c'è attenzione nei confronti dei loro compagni e una concentrazione, un'attenzione. Allora, sul discorso della concentrazione si apre un mondo, perché i bambini di oggi hanno grossissime difficoltà di concentrazione, hanno tempi di concentrazione che sono molto più limitati rispetto a qualche anno fa. Un po' qui potremmo aprire il discorso del mondo digitale, della velocità, sono abituati a girare la pagina sul tablet, ma le pagine del libro, per esempio, hanno difficoltà a girarle. Però in questo caso, primo consiglio, bisogna a scuola leggere tantissimo e utilizzare il libro dove è possibile. Sappiamo che c'è il discorso del virus, però diciamo che dove è possibile il libro deve essere sempre presente. E poi consigliatelo a casa. Cioè dite che la cosa migliore per passare del tempo con i bambini è la lettura insieme, con i bambini. E quindi ci deve essere anche un contatto, quindi il bambino magari seduto sulle gambe della mamma o accanto alla mamma o al papà o a chiunque, è ovviamente una costruzione di relazione, e quindi questo è importantissimo. Poi vado avanti, ho messo questa frase bellissima, perché le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono, i bambini sanno già che i draghi esistono, le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere uccisi. Che vuol dire questo? Vuol dire che io imparo attraverso le storie che posso farcela. Quello che vi dicevo un po' prima, ho paura del buio, come il bambino della storia, ma trovo l'escamotage per superarlo. Allora, vi faccio un esempio proprio pratico. Ho una bambina con un'enorme paura del buio, della notte, soffre di incubi. Abbiamo realizzato una breve storia su una strega paurosa e abbiamo creato una pozione magica che questa strega creava per farsi passare la paura. Ogni bambino ha creato la sua pozione magica, anche ovviamente la bambina, tra virgolette, che soffre purtroppo di incubi notturni. La pozione magica è stata portata a casa, è stata messa sul comodino, dentro un barattolo, e ovviamente la bambina tutt'oggi la utilizza per superare i momenti in cui questa paura la assale. Quindi questo per farvi capire quanto la storia sia stata importante. Quando io ho letto per la prima volta questa storia a tutto il gruppo di bambini, sapendo la difficoltà della bambina, non ho detto niente prima, volevo vedere la sua reazione. Lei cosa ha fatto? Lei ha detto: anch'io ho paura di notte, anch'io ho paura del buio, anch'io voglio la pozione magica. L'ha detto subito, perché aveva trovato l'escamotage per superare la sua paura. E quindi ecco l'utilizzo della storia nella progettazione e rispetto alla realtà del bambino. Voi ricordatevi sempre che il bambino è al centro della nostra progettazione. Quindi anche la scelta della storia che noi leggiamo e che noi, sulla quale noi decidiamo di programmare, potrebbe essere proprio finalizzata ai bambini che abbiamo in sezione, in quell'anno o in quel periodo particolare. Quindi questo è importante. Allora, qui ho fatto un velocissimo proprio flash sul dialogo euristico, che è una delle metodologie nuove che si ricollega proprio alla narrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un bambino raggiunge un certo livello di comunicazione, di attenzione, di rispetto verso l'altro, di ricchezza lessicale, può attivare quello che viene definito il dialogo euristico. E Montaigne parlava proprio di sfregare i cervelli limandoli l'uni con gli altri, cioè un confronto continuo che può essere fatto se e solo se io ho alla base una conoscenza. E Lorenzoni parla proprio nel dialogo euristico di tornare sopra le cose. E quindi l'ho messo più che altro perché se voi presentate ai bambini una storia, vedrete lo sviluppo di questa storia nel corso dei mesi o anche nel corso degli anni. Che vuol dire? Che io presento una storia a un gruppo di bambini di 3 anni, più volte da settembre a giugno, vedo le varie interpretazioni e le problematiche successive alla lettura, cioè ciò che i bambini notano, ciò che tirano fuori e qual è il dialogo
tra loro che ne esce. Questa è una cosa importante. Fateli dialogare. Questo è uno stimolo che io ovviamente ho messo. Cioè, leggiamo una storia, per esempio, su, non lo so, un papà che vive sulla luna. Bene, viene fuori un dialogo. Il mio papà vive fuori città. Il mio papà lavora e torna la sera alle 7. Lì, ovviamente, è un dialogo euristico di bambini di 4-5 anni, ma è comunque uno scambio su cui si costruisce e è fondamentale. Quindi attraverso la storia impariamo a esprimere le nostre idee, le nostre prospettive, i nostri contenuti, ci critichiamo, ci confermiamo, ci smentiamo e quindi impariamo a ragionare. Perché questa è una cosa fondamentale. Poi ho messo, che è una cosa per me importantissima, dalla lettura alla costruzione dell'empatia. Perché? Perché la narrazione emotiva, come ho detto prima, sul discorso dell'io emotivo è fondamentale. Il bambino ha bisogno di costruire il suo alfabeto emotivo, di costruire e di comprendere le proprie emozioni. I libri spesso servono a questo, le storie spesso servono a questo. Servono a costruire e capire, comprendere, prendere consapevolezza delle proprie emozioni e nello stesso tempo servono a comprendere e capire il mondo che ci circonda e come le relazioni si costruiscono. L'altro giorno parlavo di spazio fisico e spazio psicologico. È la stessa cosa. Io conosco lo spazio fisico che mi circonda, poi a livello psicologico, a livello emotivo, ci entro in relazione, imparo a relazionarmi in maniera corretta con lo spazio fisico che mi circonda, perciò con gli altri, con la natura, con le regole che costituiscono uno spazio fisico e questo è molto importante. Allora, adesso lascio un attimo ovviamente la parola a David, quindi interrompo un attimo e sentiamo un'altra lettura. Il pirata e le ferie. Nei mari caldi, un veliero pirata solca le onde a gran velocità. Il capitano Testa Pazza ha ordinato di trovare una spiaggia con qualche ombrellone e un bel bar dove bersi gustose granite. Ciurma! Il vostro capitano vi ordina di trovare un po' di fresco! Odio l'estate e ho bisogno di rinfrescarmi! Issate le vele! E se occorre, remate! 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 Nel frattempo è sempre più caldo e il capitano suda. Si lamenta, si sventola con un ventaglio pieno di pietre preziose. Poi, finalmente, il pirata di vedetta grida: Terra! Terra! Anzi, no! Spiaggia! Spiaggia! Con il bar e gli ombrelloni! Il veliero pirata si avvicina alla costa e getta l'ancora a pochi metri dalla riva. I bagnanti della spiaggia sembrano pietrificati. Che cosa ci fa una nave pirata su una spiaggia? Una spiaggia qualunque in piena estate. Torno io. Dopo i pirati torno io. Allora, riprendiamo. Allora, l'io narrativo attraverso il vissuto personale, qua semplicemente ritorno a quello che dicevo prima, cioè l'importanza di formare l'io narrativo e la capacità di rinarrare e di narrarsi. Allora, è importante, a parte quello che, tra virgolette, trovate scritto, vi do anche degli input. Allora, una cosa che faccio normalmente è ascoltare i bambini. Create un angolo, oltre alla lettura, di spazio nella giornata dove ascoltate ciò che i bambini vogliono narrare di sé. E
per abituarli a questa cosa, io inizio dai 3 anni facendo loro domande molto semplici. Allora, adesso parliamo di cosa mangiate a colazione, magari quando dopo il calendario, che ci sono quei 5 minuti, e in cerchio, in circle time, ascolto ciò che loro solitamente mangiano a colazione, che è banale, ma per un bambino di 3 anni saper raccontare già una cosa del genere non è semplice. E un altro consiglio che vi do: per imparare a narrarsi bisogna mettersi prima di tutto a nudo noi insegnanti, quindi raccontiamoci. Quindi potremmo partire proprio dal presupposto: sapete bambini, questa mattina a colazione ho preso la mia tazza rossa bellissima e ho bevuto latte e caffè. Poi sentiamo gli altri che cosa dicono, perché questo serve per metterli nella condizione di: la maestra si racconta, lo posso fare anch'io. E con i bambini molto timidi, ovviamente, lasciamo correre, oppure diamo delle domande: hai mangiato i biscotti? E aspettiamo un cenno della testa, perché è comunque una forma di partecipazione alla comunicazione, non è un'esclusione di quel bambino dalla comunicazione, quello è importante, non escludere il bambino timido. Poi è importante ovviamente che noi riusciamo a capire, come diceva Caglieri, che ciò che raccontiamo è la nostra storia, quindi la storia personale di ogni bambino è fondamentale e dobbiamo noi insegnanti dare il giusto peso alla storia personale di ogni bambino, e nello stesso tempo dobbiamo far capire che è una cosa importante, perché è tra virgolette il perno per poi costruire la loro identità narrativa. Adesso vi tratto soprattutto il discorso proprio della progettazione, questo mi interessava. Allora, ho messo ovviamente anche lo sfondo integratore, perché noi, se progettiamo con una storia, la trattiamo come sfondo integratore. Lo sfondo integratore, come voi sapete, può essere sollecitatore, facilitatore e contenitore. Non mi soffermo sulle definizioni, diciamo che è l'involucro su cui noi progettiamo. È il senso, ci dà un po' il senso della continuità che collega tutte le attività didattiche che mettiamo, no, all'interno di un box, e altrimenti resterebbero scollegate. Per quanto riguarda la progettazione, che magari andiamo sul pratico e vi può effettivamente servire, innanzitutto quello che dicevo prima: andiamo a leggere una storia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare uno spazio fisico e uno spazio regolamentato. Lo spazio fisico può essere lo spazio del cerchio, l'angolo morbido, oppure addirittura potete creare all'interno della sezione, se avete gli spazi adeguati, un angolo creato appositamente. E deve essere regolamentato, questa cosa è importante, dovete fissare delle regole fin dalla prima volta. Allora, si ascolta in silenzio, non si disturba il vicino, si aprono occhi e orecchie e si chiude la bocca. Un gioco divertente potrebbe essere, che io di solito faccio: adesso resta la mia voce, le vostre le prendo e non ci sono più. Oppure un altro gioco divertente: adesso respirate, e l'ho detto anche la volta scorsa, però in questo momento è molto importante, prima giochiamo a respirare, poi ci rilassiamo, appoggiamo le mani sulle gambe e ascoltiamo in silenzio. Quindi è anche proprio per, tra virgolette, godersi questo momento. Deve essere vissuto in maniera piacevole, sia dal bambino ma anche dall'insegnante. E una cosa, scusate, che dimenticavo, quando parlo di spazio del cerchio, è importante che l'insegnante nella lettura sia vicina ai bambini, cioè non si può leggere un libro a distanza dal bambino, ma ci deve essere proprio una congiunzione, quindi un po' il circle time, che non è corretto come termine, no? Però passatemelo, per rendervi l'idea proprio del legame tra i vari componenti del cerchio. Poi creiamo una ritualità, quello che dicevo prima. Allora, quando noi prendiamo in mano un libro, è importante che lo osserviamo insieme ai bambini. I bambini devono apprezzare, secondo me, il libro proprio come oggetto, come elemento. Quindi osserviamo la copertina, notiamo l'illustrazione, leggiamo il titolo, e possiamo anche chiedere ai bambini, dal titolo e dai disegni in copertina, dall'illustrazione in copertina, possiamo anche fare delle ipotesi, perché questo serve per sviluppare il pensiero logico. Poi
andiamo a leggere, è una cosa che sinceramente amo molto fare, la quarta di copertina e diciamo se magari questo libro ci incuriosisce. Io dico sempre, quando andate in libreria con mamma e papà, leggete la quarta di copertina, perché, scusate, perché se vi incuriosisce, magari quel libro lo comprate. E quindi è un modo per, tra virgolette, insegnare ai bambini ad apprezzare l'oggetto libro. Ora, diciamo che l'unica voce deve diventare, come dicevo prima, quella dell'insegnante, e la prima lettura, questa è una cosa importante, non viene mai interrotta, mai. La seconda, invece, può essere rivolta all'approfondimento del lessico e della comprensione, e vanno fatte domande stimolo. E le spiegazioni che noi diamo, come ho detto prima, devono essere chiare. Invece la terza lettura, scusate, la terza lettura va a favorire lo sviluppo della narrazione, con la possibilità di inserimento di aspetti personali da parte dei bambini. Lascio la parola a David, così io bevo, scusate. Allora, riallacciandomi a quanto è stato appena detto, sempre dal libro di Marta Bartolucci, Storie e filastrocche, ho pensato di leggervi una filastrocca. Quindi, profumi e odori. Quando esci la mattina, annusa l'aria frizzantina, annusa i profumi tutti intorno, senti gli odori di un intero mondo, fiori rosa e fragoline, erba verde e pratoline, vento fresco e birichino, porta odori al tuo nasino. È la primavera profumata, annusala tutta la giornata. La filastrocca però, e qua così giochiamo un po' anche con la voce, ha un altro vantaggio, che grazie al ritmo, il ritmo delle frasi, e quindi una certa, come dire, regolarità e anche musicalità, permette di giocarci ulteriormente. Va bene, allora io ci gioco con la chitarra, perché mi diverto a farlo. Però lo potete fare anche tranquillamente con la voce stessa. Su una filastrocca è facile imbastire una melodia anche d'improvviso. Lo fanno tutti i rapper, quindi è facile. Quando esci la mattina, annusa l'aria frizzantina, annusa i profumi tutto intorno, senti gli odori di un intero mondo, fiori rosa e fragoline, erba verde e pratoline, vento fresco e birichino, porta odori al tuo nasino, è la primavera profumata, annusala tutta la giornata. È la primavera profumata, annusala tutta la giornata. Restituisco di nuovo la linea, giocando. Sì, io ho bevuto, almeno non mi strozzo. Allora, torniamo a noi, anche perché qui, scusate, ma veramente ho interrotto. Allora, volevo dire una cosa sulla prima, la seconda e la terza lettura. Una cosa importante è la rinarrazione sulla terza lettura, con la possibilità di inserimento di aspetti personali del bambino. Questa è una cosa che vi consiglio come ovviamente base per poi progettare con quella storia. Infatti, se andiamo avanti, vi faccio vedere questa, che è abbastanza interessante, cioè un'idea di progettazione partendo da una storia per campi di esperienza. Quindi io leggo una storia e, per quanto riguarda per esempio i discorsi e le parole, possiamo valutare la comprensione del testo, lo sviluppo del lessico, la rielaborazione personale,
cioè sono, tra virgolette, in maniera molto ovviamente concisa, gli obiettivi da poter mettere su una progettazione partendo dalla lettura di una storia. Per quanto riguarda, per esempio, la conoscenza del mondo, potete mettere l'individuazione di correlazioni logiche all'interno della storia, i nessi causali, le caratteristiche dell'ambiente, perché per esempio, come sentivamo prima, se la storia riguarda una stagione, è molto importante che il bambino venga guidato anche alla scoperta non solo dei protagonisti, ma anche della descrizione dell'ambiente, che può essere ovviamente quello naturale in questo caso. Poi c'è il corpo in movimento, quindi le caratteristiche fisiche del personaggio sono importanti e un confronto con la propria fisicità. Molte volte succede proprio questo, che il bambino tende, quando tu leggi la storia, a dire anch'io, anch'io. Perché questo? Perché ha proprio bisogno di rispecchiarsi sia fisicamente sia emotivamente col personaggio. Poi per quanto riguarda, per esempio, immagini, suoni e colori, abbiamo l'uso dei colori, delle forme, anche le illustrazioni sono molto importanti. Pensate agli albi illustrati, pensate a quanto l'immagine colpisca, no? Quindi l'immagine a volte parla più di ciò che noi diciamo, quindi utilizziamole molto bene le illustrazioni, perché attraverso le illustrazioni il bambino comprende. Pensate, adesso viene in mente la lettura dei Silence Book, non so se vi è mai capitato. Sono molto belli da far vedere ai bambini e è divertente anche proporre dei giochi con i Silence Book, nel senso che noi li mettiamo a disposizione, i bambini li sfogliano, poi ad ognuno diamo la possibilità di raccontare la storia che ha letto su quel libro e vedrete che ognuno a volte legge una storia diversa, cioè da un punto di vista diverso esce l'individualità, quello che dicevamo prima, l'io narrativo e l'io emotivo. E anche questa è una cosa molto interessante. Poi un'altra cosa che sottolineo, perché secondo me è importante, è l'uso della drammatizzazione e del role play. Cioè, quando leggiamo una storia, proprio per il bisogno del bambino di sentirsi parte integrante, no, della storia stessa, la drammatizzazione serve proprio per facilitare la comprensione e per prendere consapevolezza di ciò che in realtà abbiamo ascoltato. Perché? Perché nel momento in cui il bambino vive fisicamente, a questo punto logicamente percepisce di più. Noi sappiamo che un bambino in questa fascia d'età è molto fisico, no? Più che mentale e logico. Quindi ecco, la drammatizzazione serve a quello. Anche qui sottolineo che un bambino timido non deve essere assolutamente costretto, però diciamo che può essere stimolato, questo sicuramente. Poi vi faccio vedere una microprogettazione, quello che viene definito micro learning, proprio per strutturare una microprogettazione sulle storie, partendo da un conflitto cognitivo che magari è scatenato da uno stimolo, dalla conoscenza di un soggetto, da ovviamente l'attivazione della zona di sviluppo prossimale, degli obiettivi che noi ci prefiggiamo in fase progettuale, da raggiungere attraverso ovviamente varie metodologie, l'impostazione iniziale dell'insegnante che deve strutturare tutto, quindi la micro learning vuol dire che l'insegnante prima si prepara a una pedagogia, da un punto di vista pedagogico, ha delle finalità e ha anche tutto quello che le serve, materiali, strumenti, tutto a disposizione, in modo tale che riesca poi a lavorare in maniera adeguata. Poi c'è la strutturazione delle varie lezioni con un input, quindi con la lettura della storia, un'incorporazione che potrebbe essere appunto la drammatizzazione, la rappresentazione grafico-pittorica, poi una riflessione, quello che dicevamo prima, quando dalla storia esce l'io emotivo dei bambini, quando saranno loro a riraccontarla. Poi c'è una produzione finale che potrebbe essere proprio un discorso di cartellone cooperativo, che potrebbe essere una pittura in verticale, che potrebbe essere una rappresentazione del personaggio, magari protagonista della storia. O un'altra cosa molto interessante è far scegliere
ai bambini il punto focale della storia che hanno amato, soprattutto ai 5 anni, che li ha colpiti, e rappresentare proprio quel momento, perché a volte anche qui magari vi potete stupire e potete chiedere anche per quale motivo scelgono quella parte della storia. E in questa maniera viene fuori nuovamente l'io emotivo e l'io narrativo del bambino. Un altro gioco che vi consiglio molto interessante è quello di creare delle storie da zero, cioè sempre nel discorso del cerchio, proponete di creare una storia insieme. Iniziate voi con c'era una volta un bambino, c'era una volta un albero, poi passate la parola ai bambini e ogni volta ricostruite la storia in modo tale che non si perda il filo logico e vedrete che vengono fuori delle storie molto molto carine e questo serve, ribadisco, per lo sviluppo creativo del bambino, il rispetto dell'altro, la memoria a breve termine, la connessione logica e la sequenzialità temporale. Quindi è un procedimento che in realtà comprende, direbbe Gardner, quasi tutte le intelligenze che il bambino possiede, tutto attraverso la lettura di una storia. E quindi un consiglio che vi do, poi lascio la parola a David per l'ultimo intervento, è leggete con i bambini e non per i bambini, perché anche noi possiamo imparare tanto. Grazie mille dell'ascolto, come sempre. Grazie. È l'ultimo, definitivo, il piccolo mostro con tre occhi. Nel castello di Kivalà, un giovane mostro con tre occhi che non ama uscire e avere amici. Mamma mostro e papà mostro si preoccupano molto perché il piccolo mostro è sempre solo e passa il suo tempo a guardare la TV e a giocare ai videogiochi. Non vuole neanche andare alla scuola dei mostri. Un giorno la mamma perde la pazienza e a gran voce dice: "Niente televisore né videogiochi per un mese!" Il piccolo mostro proprio non se l'aspettava una punizione così. Adesso come può passare il tempo? Che cosa farà chiuso tutto il giorno nella sua camera? Che cosa farà? Senza i suoi cartoni animati preferiti, il tempo non passa mai. Poi un giorno il piccolo mostro si avvicina alla finestra, scosta la tenda e comincia a osservare che cosa c'è fuori. E il resto, prendete spunto da quanto ha detto Marta. Marco, scusa, volevo dire una cosa che ho Fantastici. Vai. Certo, dimenticato, posso? devi. Me ne vado o lo fai con il mio viso in video? No, vabbè, uguale. No, volevo semplicemente dire per una comodità proprio delle insegnanti, che visto che purtroppo abbiamo tantissime scuole dell'infanzia che stanno facendo i LEAD e quindi sono a didattica a distanza, no? Legami educativi a distanza momentaneamente. Questo test è corredato di audioletture con piccoli video, perché comunque leggere ai bambini, adesso a prescindere da questo testo, ma in generale, leggete ai bambini anche durante questo periodo, perché magari è un modo per mantenere appunto quelli che sono i legami. In questo caso ci abbiamo pensato, perché comunque, ecco, ci sembrava doveroso. Esatto, Speriamo vi servano. allora, quello che vedete sotto, esatto, vedi, questo, tutte le nostre pubblicazioni ovviamente hanno i contenuti in digitale. Avete un piccolo post-it perché? Perché se tolgo il post-it fate a meno di comprarlo, perché sotto c'è l'attivazione per i contenuti digitali e noi questo non lo vogliamo. Allora, Marta, io so che tu sei buona, ma so già che ce li darai. Ci chiedono in tanti, ma le slide ce le dà anche questa volta, Marta? Ok, quindi le Sì. troverete in archivio. Davide, ti ricordi che abbiamo fatto un webinar bellissimo? Quando è che era? Sull'utilizzo della voce come strumento. Sì, l'uso delle Aiutami. tecniche teatrali nella didattica, ovvero come teatralizzare
una lettura, sì, ma anche una lezione frontale. Frontale addirittura, poi figuriamoci se la lezione frontale avviene attraverso un mezzo tecnologico, e quindi bisogna per forza diventare quasi... Aiutami, che data era? Conduttori televisivi, e qui subentra il mio problema legato alla... Si chiama anagrafe, che è un problema irreversibile, e la data non me la ricordo. Allora, vado veloce che il tempo è poco. Marta, ho tante domande per te, sforiamo di 5-10 minuti, non di più, perché alle 18.40 dobbiamo chiudere assolutamente. Prendo lo schermo per far vedere questo, che è, come prima diciamo, il sito di Raffaello Formazione. Eccolo qua. Allora, questo webinar sarà in archivio, che sto scorrendo ora, ok? Quindi questo webinar sarà in archivio da lunedì. Qui trovate, adesso ne facciamo talmente tanti che non mi ricordo più quando abbiamo fatto quello con David, per questo musicale secondario è sempre lui, lo yoga di come parlava Marta, poi forse era prima di Natale, giusto, Dav? Va bene, lo trovate sì, qui. Sì, lo trovate era qui, prima allora. Di Natale. Lo trovate qui. L'attestato arriverà con un'email entro la prossima settimana. Marta, allora, carina questa di Maria Rita. Io ho la formula per iniziare. Adesso bimbi, orecchi di coniglio, occhi di gufo, bocca di pesce e si parte. Carina. Carina, sì. Molto. Buonasera, sono Simone, insegnante di classe, 19 bambini. A me piace molto leggere i bambini e nello stesso tempo ascoltarli quando raccontano. Purtroppo non riusciamo a far capire ai bambini di non interrompere quando parla un'altra persona. Ognuno vorrebbe raccontare subito e prevaricando sugli altri. Cosa fare? Pur creando delle regole, alcuni di loro proprio non riescono a saper aspettare il proprio turno. Tu come fai? Allora, vi faccio un esempio proprio pratico di quando facevo il sostegno. Avevo un bambino autistico molto molto agitato, a volte ovviamente tenevo il gruppo classe. Quando leggevo facevo questo, me lo mettevo vicino, quindi il bambino agitato che magari tende a non stare fermo, a non stare zitto, mettetevelo seduto accanto e magari fategli sentire il contatto fisico, perché questo tranquillizza il bambino. Rispiegategli ovviamente che non deve interrompere, potete dare la regola delle tre letture. Io lo faccio di solito, cioè la prima lettura non si interrompe finché il libro non è chiuso. Quindi questa è una cosa che il bambino già capisce. La seconda lettura invece, se c'è una parolina che non capite, se volete chiedere qualcosa, potete. La terza, logicamente, è un po' rivolta anche agli interventi del bambino. Quindi forse le tre letture potrebbero essere un trucco. E il bambino agitato vi consiglio di mettervelo proprio a contatto fisico, perché magari si tranquillizzano un po'. Però lo so, non sono abituati ad ascoltare, quindi è un grosso lavoro, sono d'accordo. Più, tra virgolette, ogni volta che arrivano i 3 anni nuovi, noto questo, che c'è più difficoltà a farli ascoltare. Quindi sono d'accordo. Assolutamente. Allora, io mi sembra... Rita, una grandissima, che mi ha detto... Il webinar di Davide era il 26 novembre, l'abbiamo trasmesso. Fortuna che abbiamo un pubblico fedele. Grazie, grazie veramente, grazie tanto. Io e te siamo veramente delle persone orribili. Allora, Sara, ciao a tutti, questo webinar è provvidenziale. Prima Marta parlava di far emergere delle storie, dalle storie la vita personale dei bambini. Come possiamo fare questo quando l'italiano è per molti bambini la seconda lingua e il loro vocabolario è molto ridotto? Il tono e mostrare l'immagine vedo che non basta. Spero possiate aiutarmi. Parliamo di bambini non italofoni. Esatto. Allora, questo è un altro problema. Allora, io considerate che ho preso un gruppo di 3 anni, 2 anni fa, quindi adesso hanno 5 anni, in cui avevo 12 bambini di 3 anni, di cui 6 non parlavano italiano. Ho progettato tutto l'anno con le storie. Però erano storie brevi, l'ho cercata apposta, alcune le ho anche scritte e sinceramente disegnate al mio modo, male ma comunque comprensibile per i bambini, proprio per dare un discorso di lessico, quindi di immagine e parola. E questo va fatto un po' come si insegna le due, cioè l'immagine del bambino e t'associo l'immagine. Quindi l'utilizzo della storia proprio brevissima potrebbe servire a quello. Perché? Perché logicamente se lavoriamo con bambini che hanno tendenzialmente non parlano italiano, poi piano piano vedrete che comunque lo sviluppo del linguaggio avviene ascoltando,
però è un lavoro che va fatto in maniera ricorsiva quasi, cioè io queste storie le leggevo per un periodo, per esempio la storia di Natale, ricordo, l'abbiamo letta per 15 giorni tutte le mattine, con le stesse immagini, con le stesse parole, perché ovviamente per far assimilare il lessico. Logicamente, successivamente verrà fuori poi il narrativo, perché se il bambino non possiede la lingua, non può rinarrarsi. Si può rinarrare però attraverso il disegno. Quindi io il disegno, se la comprensione arriva a un livello discreto, comunque la verbalizzazione grafica la valuterei sempre. Allora, innanzitutto grazie. Io voglio dire questo, ho linkato, quindi ho messo il link nella chat, di un corso acquistabile con carta docente su Sofia, con la nostra amica Flavia Franco e Sabina De Petris. Sabina De Petris è una collega, una vostra collega, una maestra, ha due lauree, tra cui specializzazione su L2, e ha passato tanti anni sia a Lampedusa che in Marocco nelle scuole. Quindi è un corso fantastico, modalità sincrona e asincrona, con carta docente, €80, guardatelo. Allora, vediamo Claudia. Anzi, questa la facciamo a Claudia, ma tu Davide stai lì perché so che forse di teatro c'è un qualcosa. Per molti anni, Io sono qui. ok, per molti anni ho raccontato fiabe e poi lavorato su queste, come lei ha descritto, suddivisione in sequenza, rappresentazione grafica, drammatizzazioni. Dopo un confronto con insegnanti steineriane, ecco, ho compreso che lavorare sulla fiaba raccontata rompe la magia della storia, diventa un esercizio cognitivo, ma si perde la forza spirituale. Ho trovato un compromesso, uso racconti per raggiungere gli obiettivi didattici e dedico momenti speciali per raccontare le fiabe classiche. Cosa ne pensa, Barra, pensate? Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. Allora, io devo essere sincera, non lavoro tantissimo sulle fiabe classiche, lavoro più sulle storie, cioè io le cerco, come ho detto prima, in base ai bambini che ho. Cioè mi serve una storia sull'inclusione, faccio un esempio perché ho difficoltà a far includere alcuni bambini, eccetera, cerco una storia, come insomma, mi viene in mente, faccio pubblicità anche a altri, il mostro rosa. Però ecco, cerco questo e lavoro su quella storia. E comunque penso che cioè non le devi, sì, logico, se la svisceri in maniera incredibile perdi un po', no, la magia della storia. Però io penso sempre che effettivamente se lasciati abbastanza liberi anche nella produzione, nella drammatizzazione, la creatività e non li canalizzi troppo, questo è importante, cioè non canalizzarli troppo, su questo sono d'accordo. Però ecco, non, sinceramente preferisco le fiabe classiche, narrarle e magari cercare la storia ad hoc su cui programmare. Davvero che c'è qualche idea sugli insegnanti steineriani? Io non lo so nemmeno dire. Li conosci? Io Ma sono persone reali? No. Esistono? faccio un altro lavoro, nel senso che non sono un docente, ho smesso e quindi Ho smesso. sì, io faccio un altro lavoro. Io faccio quello che scrive e faccio quello che racconta, per cui pertanto, partendo sempre dalle fiabe classiche, spesso poi per affrontare anche tematiche difficili, per esempio al di là del mostro rosa, però di fatto una fiaba classica che si presta benissimo all'accoglienza integrazione o anche per esempio a parlare di maltrattamento o di esclusione è il brutto natroccolo, per esempio, e quindi che è una fiaba che ricorre spesso, perché se tutti lo trattate male, perché è un brutto natroccolo, ecco, ma così anche altre. Poi chiaramente io non mi permetto mai di dare consigli se non a livello di teatralizzazione o di affabulazione. Poi per il resto, per la programmazione no, non chiedete a me. Ok, va bene. Però mi dicono che vorrebbero un attore in classe tutti i giorni, sei disponibile? Beh, ora anche io comunque faccio dirette tutti i giorni da qui, o io o Elisa ci si alterna spesso, quindi di fatto abbiamo allestito un vero e proprio studio televisivo, studio di TV web qui. Nella vostra piccola catacomba sotterranea dove tenete i vostri 12 figli, di la verità. Sì. Allora, andiamo a fare una domanda ad Albi. Gli albi illustrati possono essere utili in questo caso? Per me sì la domanda. Sì. Ok,
Sì, sicuramente. Sì. Storie di qualsiasi genere, cioè l'importante è che la storia sia incentrata su quello che voi in realtà volete fare. Quindi dovete prima di tutto leggerla voi, vedere se è, diciamo, una storia su cui potete progettare, quali sono gli obiettivi che vi potete prefiggere, ma va benissimo un albo illustrato. L'importante è che ci siano delle illustrazioni chiare e che il bambino possa vedere le illustrazioni, sicuramente. Quindi su quello assolutamente. Molto bene, abbiamo 2 minuti. Vogliamo fare una domanda a piacere? Perché sono talmente tante che non ce la facciamo. Sentiamo Carmela, ci chiede: bambino timido, aspettiamo un piccolo cenno. E per quello iperattivo? Abbiamo già risposto prima. È quello lì che ti dicevo, cioè il bambino iperattivo va fatto, logicamente lui vuole partecipare, il bambino iperattivo vuole essere il primo, vuole drammatizzare solo lui, vuole fare tutto lui, quindi bisognerà fare l'esatto opposto, cioè digli te lo faccio fare ma devi aspettare, imparare a dargli i tempi d'attesa, che anche questo è molto difficile, però vanno fatti i tempi d'attesa e Bene. poi la soddisfazione. Cosima, è carina questa. Noi recitiamo così: ogni storia è una magia, se tu parli vola via, se in silenzio ascolterai, tante cose imparerai. Eh sì. Eh sì. Allora, signore e signori, amiche e amiche, leggo rosa perché mi piace, fra 4 mesi concludo la mia carriera, si fa per dire, non si finisce mai. Credo che parteciperò ancora ad altri webinar, il nostro è il lavoro più bello del mondo, dopo l'attore ovviamente. Perché c'è chi fa l'attore. È No. sempre una questione di punti di vista, ma va bene, cioè poi c'è l'attore docente o il docentattore, che è ancora meglio. Ok, va bene. Allora, stiamo scherzando perché abbiamo proprio finito il tempo. Scusate, ma il satellite è sulla congiunzione astrale per i 7 mari del sud con Marte che trasmette, osserva e non riusciamo più a trasmettere. E quindi vi ringrazio. Vi auguro un bellissimo fine settimana. Noi siamo qui per voi. Iscrivetevi alla newsletter perché arriveranno tante cose. Storie filastrocche, l'ha scritto Marta insieme. E ovviamente Marta e Marcella Grossi è stata poi. Quanto riguarda, sbaglio Marta? No, È l'illustratrice Marcella l'illustratrice, Grassi. esatto, esattamente, splendido. Mirtillo ce l'abbiamo, tante cose ancora faremo. Con Davide abbiamo dei progetti a 360 gradi su tutta la casa editrice. carta canta, siamo per la primaria, per il metodo. Davide, dai, chiudiamo in musica, 30 secondi per e sfumiamo, Ah, così. sfumiamo. Cioè, proprio Impeccato. d'amblè, cioè, D'amblè, improvvisando. papà, dai, dai. Santa Sì. patata. Va bene. Allora, sì, nel senso. Allora, Ah, ecco, improvvisazione, come era? vabbè, ma non è mica un problema. Vai. Allora, c'è una strega disperata alla casa impolverata, piena zeppa di ragnetti che fanno ovunque i loro vetti. Allora prende, spolvera e pulisce, lava anche le tende a strisce. Ma quei poveri ragnetti, con tutti i loro vetti, la strega è disperata, ma è pure rattristata e costruisce in giardino una casa col buchino per far vivere i ragnetti e far schiudere gli ovetti. Quindi questa potrebbe essere una cosa un po', insomma. C'è una strega disperata alla casa impolverata, piena zeppa di ragnetti che fanno ovunque i loro ovetti. Allora prende, spolvera e pulisce, lava anche le tende a strisce, ma quei poveri ragnetti con tutti i loro ovetti, la strega è disperata, ma è pure rattristata. E costruisce in giardino una casa col buchino per far vivere i ragnetti e far schiudere gli ovetti, per far vivere i ragnetti e far schiudere gli ovetti. Ciao a tutti. Grazie di essere con noi, grazie Marta. Ciao, grazie. Ciao.